Buongiorno ragazzi, stamattina ci siamo svegliati con calma verso le 8:30, la Miki ha dormito un sacco, adesso stiamo scendendo giù a Monterosso al paese, ci facciamo un giro, ci rilassiamo, vediamo com'è il paese e dopo probabilmente pomeriggio andiamo verso Santa Margherita o Portofino, ci dovrebbe essere un punto sosta o un parcheggio. E vi faremo vedere. Vi aggiorniamo con le novità da Monterosso. Ciao, a dopo. Eccoci qua. Siamo arrivati nel paese. Adesso ve lo faremo vedere. Oggi è giornata lavorativa perché è lunedì, quindi tutta la gente sta lavorando. Vediamo se riusciamo a passare di qua. C'è tutta una stradina. Vedi? We could be more if you wanted to, if you could stand, be with someone. Qui usano molto la pecca. There's a time for us, I know we could have it all. If you stay for a while, I will show you I can make the call. I know we could have it all. How many times will you deny? Questa chiesa molto particolare, fatta di un marmo che si trova qui a Monterosso. Infatti ci sono diverse sculture fatte in questo materiale. Qui siamo sempre a Monterosso, località Figina, e abbiamo trovato questo parcheggio senza nessun servizio, però sul mare. Il costo è 20 euro al giorno, non è poco, però non è neanche male, insomma, per fermarsi un giorno qua in riva al mare. Ecco qua, dove siamo. Insomma ragazzi, che dire, questa è la vita, godiamocela un po'. Che spettacolo, eh? Un clima spettacolare, un mare bellissimo. Là ci sono i camper. E uno cosa pretende di questa vita? Bisogna godersela, perché la vita è un viaggio e chi viaggia è due volte. Ciao. This is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. Woo-hoo.
feet. Oh no, step on our feet. Eccoci qua, ci è venuta un po' fame. Guardate un po'. È tutto condito da, guardate, spettacolo. Ciao ragazzi, buon appetito. A dopo, ciao. Eccoci qua ragazzi, siamo andati via da Monterosso. Abbiamo fatto un pezzo di strada per andare verso Portofino e ci siamo fermati a Santa Margherita. Ora vi faccio vedere un po' com'è questo posto. Siamo appena scesi dal camper e quindi questa è la strada dal parcheggio che ci porta a Santa Margherita. Dopo ve lo farò vedere meglio. Intanto vediamo questa costruzione che non so cos'è, però molto particolare. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars. Eccoci arrivati a Santa Margherita. Questo è il porto. Adesso faremo un giro all'interno e poi faremo vedere. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing. It should have been you. Another time, another place, I just know. Could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a phase, but it feels like it will never go away until we make up. Siamo sulla piazza della chiesa, molto bella, adesso ve la faremo vedere, guardate un po'. Qua ragazzi, che dire, un posto un po' Buongiorno ragazzi, oggi è martedì, ci troviamo in questo posto a Santa Margherita, Ligure. Abbiamo dovuto spostarci dal parcheggio di ieri in riva al mare dove abbiamo visto Santa Margherita perché non si poteva dormire. Abbiamo trovato questa location, guardate un po'. Un po' rumorosa per il treno, però vabbè, abbiamo dormito. Adesso andremo giù, parcheggeremo giù e poi andiamo a fare un giro a Portofino. Ciao, a dopo gli aggiornamenti. Buona giornata. Eccoci qua. Stiamo camminando verso Portofino, abbiamo iniziato la nostra passeggiata. Ci vorrà circa, almeno così dicono, un 40 minuti. Sto aspettando l'amici, sono in questa spiaggia.
faremo tutto quel pezzo lì di strada fino a Portofino. Questa è la Flora, la Maggie, e adesso andremo verso Portofino. Ciao, a dopo. Tell me the truth, to burden your mouth for what you say, pieces of paper in the way. Qua siamo appena prima di Portofino, qua sarà tutta una spiaggia, credo, organizzata. Eccolo qui, Baia di Paraggi, eccolo qui, tutto organizzato e tutto ottimamente tenuto, direi anche. Proseguiamo. This many times my memory is cruel, I'm queen of attention to details, defending intentions if he fails. Until now he told me her name, it sounded familiar in a way that I could have sworn I'd heard him say. Thousand times, oh, if only I had been listening. Leave unsaid, unspoken. Eyes wide. Ragazzi, stiamo entrando a Portofino. Adesso vi faccio vedere un po'. Iniziamo a vederlo da qui. Guardate che spettacolo, giudicate voi. E dopo andremo a fare un giro al faro. Questo è il sentiero che prosegue. Adesso andiamo al paese. Ciao. Eccoci a Portofino. Questa credo sia la piazza centrale, dopo lo verifichiamo, siamo appena arrivati. Guardate un po' qua cosa c'è. Adesso facciamo un giretto da questa parte. Qua è già quasi pronto da mangiare, trofi al pesto, fritto misto, spaghetti ai frutti di mare, e già ci viene fame, ragazzi. Però qua mi sa che è un po' fuori dalle righe. Pensavamo di comprare un orologino, però non sono molto convenienti qua, non ci piacciono tanto, anzi non li usiamo.
Che dire, ragazzi? Sempre sentito parlare di Portofino, però non avendolo mai visto non riuscivamo ad immaginare la sua bellezza. È veramente molto bello. Direi che è veramente uno spettacolo. Ragazzi, dopo andremo a Castello Brown e al Faro. Adesso guardiamo questa chiesetta e dopo andremo lì. Dunque, ragazzi, io penso che questo sia veramente qualcosa di spettacolare. Non so, siete pronti? Giudicatelo voi. Tantissima roba, veramente. Portofino. Ragazzi, stiamo andando al Faro. Adesso ve lo faremo vedere. Stiamo andando al Faro. C'è anche la Michela dietro. Siamo quasi, vero Miki? Cosa ne pensi di questo posto? Non ho parole. Ti piace? Fantastico. È vero? Michelita. Eccolo qua, inizia a intravedersi. Arriviamo, Faro. Eccoci qui, un po' in discesa per arrivare al porto. Buongiorno ragazzi, la gita a Portofino è finita, c'era un bel sole e stamattina invece ci siamo alzati in questo modo, guardate un po'. Sta nevicando e nevica bene, siamo alla Certosa di Pavia, non sappiamo cosa facciamo oggi, probabilmente torneremo a casa. Guardate che spettacolo. Ciao, a dopo. Dimenticavo, questa è stata la location per la notte. Eccola qui, ci sono un camper qui. Poi c'è il Jau e poi c'è un altro camper lì. È praticamente l'area sosta della Certosa di Pavia. Ciao, a presto per una prossima e nuova avventura. Ciao! Ciao Miki! Ciao! Alla prossima! Alla prossima! Ragazzi, sta nevicando di brutto, ma tantissimo, raga. Torniamo a casa, raga, non ce la facciamo. Se no rimaniamo impantanati, abbiamo le catene però. Guardate un po'. La Michela sta prendendo. Ciao, a dopo, vediamo.